Soldi, Mahmood su Radio Bruno nel Fans Club. Mahmood non è soltanto una canzone che abbiamo sentito per radio, ma finalmente è venuto anche a trovarti. Eccoci qua. Ciao, ciao, benvenuto, ragazzi. Come stai? Ciao. Molto bene, voi? Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene, siamo molto felici di averti qui, Alessandro. Grazie, sono molto felice io di essere qui, ecco. E noi ti abbiamo invitato volentieri, abbiamo il vincitore del Festival di Sanremo, abbiamo vincitore di Sanremo Giovani. Soldi, primo in classifica nei singoli italiani. L'album Gioventù Bruciata, prima in classifica negli album. Poi cosa aggiungiamo anche? Spotify, Soldi, la canzone italiana praticamente più passata di sempre. Mettiamoci anche la copertina di Rolling Stone. Ci credi adesso che a tutto quello che sta succedendo? Abbastanza. Stavolta ci credi? Sì, stavolta sì. Infatti sto lavorando molto per promuovere appunto anche il mio primo disco Gioventù Bruciata, e infatti subito dopo dovrò andare a Modena alle 6 per promuovere, per fare un altro in store, ecco. Sono in giro in tutta l'Italia, no? Infatti mi fa anche piacere questa cosa, perché comunque io, diciamo, la maggior parte dei miei viaggi li ho fatti sempre da Milano-Sardegna, no? Che c'era a casa dei miei. Invece adesso sto viaggiando un po' al sud, in tutta l'Italia, quindi questa cosa mi rende felice, ecco, sì. Eh sì, arrivi a un'esperienza veramente molto positiva, che è quella del Festival di Sanremo. Ci sono sicuramente delle cose che ti sono piaciute di più e alcune che ti sono piaciute di meno di questa esperienza. Quali sono? Sì, allora, di sicuro la cosa che mi è piaciuta di più è... Vittoria a parte. Vittoria a parte, ovviamente. No, è proprio comunque il conoscere artisti... appunto come Gammon, che già l'avevo conosciuto, però ho avuto modo di conoscerlo meglio lì, anche Zen Circus, Motta, cioè ho conosciuto tante persone molto 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 simpatiche, ecco. E questa cosa mi è piaciuta molto di quella settimana, che ho fatto abbastanza molte conoscenze, ecco. La cosa che mi è piaciuta di meno magari effettivamente il fatto di avere poco tempo per riposare, ecco, questa roba qua. Però alla fine è sempre quello che ho voluto fare, quindi se c'è da pedalare ora si pedala, ecco, si riposerà più in là. Eh sì, mi sa che c'è da pedalare ancora tanto, perché è tutto appena iniziato, possiamo dire. Senti, ho letto su Facebook che, parlando di Soldi, tu hai scritto: penso che Soldi raccolga tutto il meglio e il peggio di me. Preferisci dirci il meglio o il peggio di te? Cosa ci vuoi raccontare? Tutte e due, non si può raccontare sempre solo il meglio, no? Bisogna raccontare tutte e due le parti della medaglia, se no non vale. E il peggio di te, allora, secondo te cos'è? Qualcuno lo sa, un lato del carattere, qualcosa, cosa può essere il peggio di te? Beh, il peggio di me è, diciamo, che sono uno abbastanza... cioè, che sul lavoro sono abbastanza precisino, su quello che faccio. Quindi può essere una cosa positiva, però magari per chi appunto lavora con me, ogni tanto rischio di diventare appunto troppo, magari, capito, preciso, e posso dare fastidio. Un po' rompiscatole, volevo. Esatto, un po' rompipalle, diciamolo. Okay. Un po' puntiglioso. Oh, il successo sembra arrivato all'improvviso, ma in realtà ci sono anni e anni di duro lavoro, e non soltanto nella musica, perché per mantenerti hai fatto anche un sacco di cose nella tua vita. Sì. Sì, è un lavoro che dura da 4 anni, ho scritto tanto sia per me che anche per altri, ho fatto anche l'autore per altri artisti, ho scritto brani come Ben, Rubali, Ola, e diciamo che mi è servito anche a livello proprio di palestra, no? Perché scrivere per gli altri mi ha dato spunto anche per scrivere poi per me, quindi questa cosa mi è servita tanto. Tu dai l'impressione di essere una persona molto genuina, molto semplice. Io il Festival di Sanremo l'ho visto da casa, da telespettatore, e la prima impressione che ho avuto di te è stata questa. Il successo, comunque, le cose che inevitabilmente cambiano dopo una vittoria, ad esempio di una manifestazione così importante come il Festival di Sanremo, ti ha cambiato in qualche cosa, o resti il Mahmood di 2 mesi fa, 3 mesi fa? Beh, al momento, oddio, cioè, è difficile cambiare in un mese. Cioè, cambia quello che c'è attorno a me, ma non quello che c'è dentro di me. Quindi sì, possono cambiare le circostanze, tutto il mondo attorno, ma la persona, cioè, se cambia in un mese veramente ha dei disturbi psichici, credo, no? È impossibile che uno cambi in un mese, ecco. Sarai cambiato che dormi meno, probabilmente. Sì, ecco, a livello di energia sto cambiando spasmodicamente, sì. In questo album tutte le canzoni parlano di te e raccontano la tua storia. In Gioventù Bruciata di che cosa parli? Che è poi la canzone che dà il titolo all'album. Gioventù Bruciata, diciamo, è la prima parte di Soldi, se vogliamo chiamarla così. È più una fotografia, un viaggio tra i ricordi, dove appunto racconto un mio viaggio in Egitto, no? Dei paesaggi, proprio parlo di un periodo che ho passato anni fa, ecco.
allora la sentiamo. La sentiamo. Mahmood su Radio Bruno, Gioventù Bruciata. La canzone ci ritroviamo tra poco. Dal titolo, tra l'altro, anche appunto a questo album del quale stiamo parlando. Ci risentiamo tra poco qui su Radio Bruno. Mahmood su Radio Bruno con Gioventù Bruciata. Mahmood è qui con noi, i suoi fan stanno scrivendo e c'è Serena che ha chiesto: cartone animato preferito? Non vale dire i Pokémon. Vabbè, ero anche fissato con Dragon Ball io, sì. Molto, molto Dragon Ball Z, Dragon Ball Z era la stagione mia preferita di Dragon Ball. Così. E poi ci chiedono anche qual è la città più bella in cui sei stato. Allora, sono stato a Valencia, che mi è piaciuta, devo dire, molto, moltissimo. Vabbè, io sono proprio fan della Spagna in generale, ecco, a me piace proprio tanto la Spagna, ma poi non so se è il posto in sé o la gente che ci abita lì, no? Che proprio ti mette il buon umore, no? Tutti più scialli, più calmi, non lo so. Tu sei nato, vissuto, vivi a Milano, ma c'è un fortissimo legame con la Sardegna, lo sappiamo. Sì, esatto, sì. Ne parliamo dopo, perché adesso andiamo in pubblicità, però dopo vogliamo che ci racconti un po', insomma, tua mamma è sarda, sì, giusto? Anna, sì, sì, è sarda. Anna, vabbè. Anna è sarda. Allora, ne parliamo tra poco qui con Mahmood su Radio Bruno, restate con noi. Uramaki, Mahmood su Radio Bruno, Gioventù Bruciata al titolo di questo album, dove lui si racconta tantissimo. Anche questo è un altro pezzo della tua storia personale, questo Uramaki. Sì, Uramaki, sì, sì. Tra l'altro era uno dei primi singoli appunto di questo EP e sono molto affezionato a questo pezzo, tra l'altro, infatti grazie che l'avete passato. Ti è piaciuto molto, quindi abbiamo deciso, insomma, di scegliere anche questa canzone dall'album. E tra l'altro dici una frase tu: ridammi la poesia. Spesso la poesia si perde, non soltanto in amore. C'è un posto in cui la ritrovi? Un posto no, la ritrovano le persone, io, sì. Bella risposta. Come Marika, ad esempio. Vogliamo salutare Marika? Sì, salutiamo che ci ha mandato Marika. Beh, Marika ci ha dato tantissima poesia, per esempio. Infatti, Marika, sei bravissima. Marika ci ha mandato un video in cui canta Soldi e la sa tutta a memoria. Allora, dicevamo, milanese dalla nascita, è sempre vissuto insomma a Milano, però c'è questo legame fortissimo con la Sardegna, dove, che è la terra di tua mamma, ma anche dei tuoi nonni, giusto? Vai, sì, esatto. Sì, vai ancora in vacanza, vai spesso in vacanza tutte in Sardegna? Sì, tutte vado quasi tutte le estate in Sardegna, sì, almeno un mesetto, lì sto, mi rilasso, scrivo, faccio. Quest'estate spero di andarci, ecco, però vedremo. È vero che in casa tua si parla tanto il sardo? Sì, sì, mamma parla sardo, sì, sempre, ecco. E cos'è quella cosa che leggevo che ti dice sempre? Adesso lo dico io, faccio ridere tutti. Prova. Atimofese. 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 Che cosa vuol dire esattamente? Si muovi, perché sono parecchio in ritardo, no? Okay. Cioè, nella mia vita in generale sono quasi sempre in ritardo. Quindi diciamo l'incipit è Atimofese, Alessà. Atimofese. Però ti do una buona notizia, ho letto alcuni studi in cui si dice che i ritardatari sono ottimisti e meno soggetti all'ansia. Quindi sì, è una cosa positiva. Ci ritrovi? Meno soggetti all'ansia. Io l'ansia, diciamo, a colazione sempre, sì, una scatola d'ansia. Sì? Sì, 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 sono abbastanza... Ma per... oddio, sto migliorando con gli anni, però devo dire che anche prima delle robe importanti, anche dei concerti, live, quelle cose così, ce l'ho sempre un po' di ansietta, sì. Non per metterti ansia, però hai un sacco di date in store ancora che ti aspettano. Oggi alle 18 sarai a Modena presso il centro commerciale La Rotonda e domani finalmente sei nella tua Sardegna, a Nuoro. A Nuoro, sì, al centro commerciale Prato Sardo. Infatti non vedo l'ora di andare lì, perché tra l'altro in quel centro commerciale c'ero andato da piccolo con mio cugino, no? Che mi ricordo che mio padrino ci aveva regalato tipo un giochino della Nintendo lì, no? E quindi eravamo andati proprio in quel centro commerciale lì, che è gigante, no? Mi sembra ci sia anche un cinema, non mi ricordo bene là. Però sono proprio felice di tornare lì, ecco. Tu sei appassionato di cinema, anche a proposito, hai parlato di cinema, ti piace il cinema? Sì, sì, ci andavo spesso al cinema, sì, con i miei amici, con i miei cugini, quasi tutti i weekend andavamo al cinema. Un ascoltatore poco fa, ad esempio, scriveva il titolo dell'album di Mahmood e anche il titolo, lo sappiamo, insomma, di un film famosissimo, certo, che è Gioventù Bruciata. Non credo che sia un caso, insomma. No, non è un caso, infatti nella copertina io, diciamo, sono vestito come lui, no? Quando c'è la camicia rossa e la maglia bianca sotto, e ripropongo la scena carta del film dove si mette appunto la bottiglia di latte sulla faccia, no? E io l'ho riproposta a modo mio, no? Lui aveva fatto a pugni nel film, io il latte l'ho verso per terra, quasi per dire che non c'è manco più voglia di fare a pugni questa gioventù, no? Che non c'è tanto, esatto. Facciamo vedere la copertina intanto davanti alle telecamere dell'album. Il successo, tornando agli in store, è anche questo, cioè porta inevitabilmente a essere
riconosciuto anche dalla gente, non so, quando giri per strada, vai su un treno oppure sì. cammini, vai in un locale, eccetera eccetera, e questa, diciamo, nuova condizione, diciamo così, che effetto ti fa? Ti piace, insomma, essere riconosciuto, incontrare tanta gente? Mi fa piacere sapere appunto che c'è gente che apprezza ciò che faccio, quindi sì, quando mi chiedono foto, video, così, sono felice io, dai, certo, certo. E quindi bilancio decisamente positivo. Sì. E adesso ti aspetta una bella carrellata di incontri con i fan. È presto per parlare di live? Ma presto, ma non prestissimo, perché comunque quest'estate suonerò parecchio in giro, quindi sì, non vi dico ancora date eccetera, però ci saranno, stiamo già provando, siamo già all'opera, quindi sì. Però c'è l'Eurovision prima, eh? Sì, metà maggio. Sì, l'Eurovision a maggio, ragazzi. Altro grande appuntamento, sì. Che l'hai visto forse in TV, l'hai visto, non lo so, ti sarà capitato l'ho di vedere visto, scorse sì, edizioni. Una volta, mi ricordo, sì. Porterai soldi, non so se porterai la stessa versione di soldi che hai portato, la stessa identica, non ci saranno cambiamenti. Quindi. Ci saranno cambiamenti a livello di scenografia magari, okay. Però a livello di canzone no, non volevo okay. aggiungere altre lingue, ce ne sono già due. Basta così. Sì. Ricordiamolo ancora, allora, Mahmood alle 18, quindi fra un paio d'ore sarà a Modena, al centro commerciale La Rotonda, domani a Nuoro, l'abbiamo appena ricordato. Allora, abbiamo chiesto ad Alessandro di chiederci, suggerire una canzone da mandare in onda per quella rubrica del Telesuona, che è quella rubrica che noi siamo abituati a fare quest'ora durante il Fans Club e la chiediamo ai nostri ascoltatori. Oggi, visto che Mahmood è nostro ospite, abbiamo chiesto a lui e lui ha scelto di ascoltare Paolo Conte con Via con me. Velocemente, ci dici perché hai scelto proprio questa? Ma perché è il pezzo che ho cantato al Dopo Festival lì a Sanremo, quindi volevo appunto riascoltarla, dato che così anche per, diciamo, omaggiare Paolo Conte, che mi ha portato un po' fortuna. Fa parte della tua storia, insomma. Sì, anche sì, piace canzone. Tanto lui, sì, anche la canzone ovviamente. Grazie veramente di essere stato con noi, è stato grazie un piacere. Grazie a voi che mi avete ospitato, ragazzi, carinissimi. Grazie. Bocca al lupo per tutto e ore 18, centro commerciale La Rotonda a Modena. Ciao. Yes, ciao.